Canicola è nata dal desiderio fondamentalmente di creare in Italia, in quel momento, cioè tra il 2004 e il 2005, una rivista che ospitasse racconti brevi a fumetti. In quel momento in Italia la produzione di racconti brevi e l'esistenza di riviste era proprio in un periodo, come dire, di calo, e per cui l'esigenza era proprio quella di dare voce ad autori che volessero usare il linguaggio del fumetto con il racconto breve in totale libertà, e per cui è stato davvero un ritrovarsi con una volontà comune di portare avanti un certo tipo di militanza, anche se vuoi. Ci siamo sempre detti: non facciamo fumetto di realtà perché non vogliamo inscatolarci in nessuna etichetta, non volevamo. Ma appunto la realtà viene filtrata attraverso le diverse poetiche di tutti gli autori in maniera molto frontale. Allora, innanzitutto c'è una questione di proprio percezione visiva e impatto del segno e del disegno. Quando individuiamo un segno che è personale, allora già appunto ci interessa un segno che non è scontato, insomma. Dall'altra, rispetto alla dimensione narrativa, anche all'interno di una così di un non rigore nella comprensione, ci teniamo che arrivi dritto dove deve arrivare la narrazione, quindi che non sia una sperimentazione fine a se stessa. Io credo che il redattore non debba necessariamente essere autore, assolutamente, ma debba avere una sensibilità tale per cui può dialogare e avvicinarsi a un'autrice, a un autore, con appunto il giusto linguaggio e la giusta sintonia. Deve esserci appunto una metodologia molto precisa, una pianificazione, un desiderio di strutturare un piano comunicativo e di collaborare con la parte di ufficio stampa, e una capacità gestionale e di controllo della produzione, e quindi rapportarsi con i mille agenti che contribuiscono alla produzione di un libro, dal grafico al tipografo al distributore, appunto. Rispetto alla collana per l'infanzia, anche dopo la sperimentazione dell'antologia Canicola Bambini, il numero 10 della rivista, da lì c'è rimasto proprio il desiderio di affrontare meglio e in maniera più strutturata la progettualità per l'infanzia, perché quello era stato un esperimento davvero. Poi ovviamente, oltre al motore pedagogico, in noi è nato proprio il desiderio di inserirci come alla Canicola in questo tipo di produzione, mantenendo un'identità molto forte, che è un'identità Canicola, per cui attenzione al segno, al disegno, una cura molto forte della dimensione appunto progettuale, per cui una fase di editing molto importante, forse nei progetti per bambini ancora di più che per quelli per adulti. Sicuramente quello che manca in Italia è un supporto istituzionale. Questa è la più grossa lacuna. Manca proprio un welfare, manca una presa di posizione e un sostegno culturale all'editoria indipendente o non indipendente, insomma, comunque all'editoria a progetto. I piccoli editori rimangono piccoli perché non hanno i mezzi per pagare abbastanza degli autori e pagare abbastanza dei meccanismi che favorirebbero una distribuzione più massiccia e significativa.
Ciao Canicola.